nessuno aveva avvisato nessuno che sulla Buzzi, rete. esatto, sulla rete che aveva Buzzi alle spalle, come ad esempio i contatti con Carminati. È una bella domanda alla quale io non ho una risposta. In Italia in tutte le cose un po' losche in qualche modo finiscono per rientrarci pezzi di servizi segreti, magari invece dalla parte sbagliata. Uno sano ci deve No, essere. appunto, io non so nulla riguardo a questo. Immagino però che se informative da parte dei servizi o della prefettura o della questura ci fossero state nei confronti del sindaco, credo che questi rapporti si sarebbero interrotti per prudenza, perché una volta che un'autorità costituita ti dice guarda che c'è questa situazione, perfino il più incosciente si ferma. E quindi sono portato a ritenere che questo tipo di informativa non ci sia stata e quindi a chiedermi se qualche notizia fosse a disposizione addirittura di delle autorità. Della foto di cui si è tanto Certo. parlato, su cui io sono intervenuto più volte, l'aspetto inquietante non è quello legato alle attività illecite di Buzzi, quanto l'aspetto politico, cioè è la dimostrazione plastica del consociativismo, cioè dell'inciucio, del modo di governare assolutamente bipartisan, in cui la opposizione fa finta durante il giorno di fare opposizione a chi governa e poi in realtà governano insieme e a ruoli invertiti succede la stessa cosa. Escludo che Alemanno avesse una visione cosciente del backstage, diciamo, di queste manovre. È chiaro che non poteva essergli del tutto estraneo il fatto che uomini di sua assoluta fiducia, come erano Panzironi che lo seguiva da anni, come era Riccardo Lucarelli. Mancini e Lucarelli che gestiva la sua segreteria e che in qualche modo erano quelli che organizzavano anche le sue campagne elettorali, che gestivano Panzironi, che era l'amministratore della sua fondazione, quindi insomma che potesse ignorare che c'erano fondi di provenienza poco controllabile, cioè, questo mi pare che non, è difficile che lo possa negare. Non ha torto Alemanno quando dice, ma qua stiamo parlando di alcune decine di milioni su un bilancio di 3 miliardi e mezzo del Comune di Roma. Infatti questa è una vicenda collaterale, Quale che questa quella di di cui mafia si stanno occupando capitale? i giudici, su cui hanno degli elementi di riscontro dovuti appunto alla goffaggine degli autori Dei criminali? delle presunte azioni criminali, ma è un modus operandi che probabilmente vale per tutto il resto. Allora, non c'era bisogno di un giudice per capire che le cose non funzionavano. Il consigliere radicale Riccardo Maggi, eletto nella lista Marino, era in sciopero della fame da 5 giorni quando sono arrivati i mandati di cattura e a luglio dello scorso di questo anno aveva denunciato con una conferenza stampa in Campidoglio proprio questo aspetto. Se si danno circa 30 milioni, poi il fatturato complessivo addirittura di 60, a cooperative che dovrebbero occuparsi dell'assistenza ai campi e basta andarlo a vedere un campo, come adesso stanno facendo le televisioni per capire che non arriva neanche un euro di quelli. È chiaro che da qualche parte si fermano, ma se non ci fosse stato il giudice nessuno avrebbe dato seguito alle denunce di Maggi e lui sarebbe passato e forse addirittura passerà lo stesso come un fesso. O appunto rientra nella categoria della idiozia da parte di chi ha condotto questa cosa, oppure, e come nel caso dei campi Rom o delle cooperative per la raccolta delle foglie, la pulizia dei giardini, forse una parte di questi soldi ritornano a chi ha dato le concessioni. Allarghiamo per cerchi concentrici. Ormai noi sappiamo, la magistratura ci dice, questo è un fatto, non è un'ipotesi di indagine, che per alcuni anni nell'ATAC sono stati prodotti, si è parlato di 70 milioni l'anno di biglietti clonati, fasulli. Per cui, utilizzando le strutture dell'azienda, quindi con una conoscenza perfetta del sistema informatico di lettura, delle modalità di realizzazione dei supporti, una complicità nella rete di distribuzione e anche di controllo agli accessi, c'è qualcuno che si è intascato
se è vero quello che abbiamo letto, 70 milioni l'anno. E appunto chi? E anche qua è possibile che sia soltanto qualche funzionario brigante che si è costruito questo meccanismo, o come i giornali hanno scritto a più riprese, questa cosa serviva a finanziare la politica? Però anche le accuse di aver finanziato campagne elettorali, eccetera, no? Cioè, come si fa? Sì, come facevano le persone? Per esempio, anche perfino Emma Bonino è stata accusata. Esatto. Se non sbaglio. Là ci sono due livelli. Ci sono due livelli. Uno è quello che ha portato in prigione o indagati quelli che sono incappati nella maglia, nelle maglie della magistratura, che sono i finanziamenti illeciti, cioè proprio le tangenti, sempre che siano provate, perché insomma, finora tutto è basato sul registro che questi tenevano e sulle telefonate, quindi su un comportamento goffo, diciamo, da parte loro, perché se non fosse esistito quello non sarebbe nemmeno scattata l'indagine. Quindi bisogna provare che effettivamente quando dicono di aver dato 150.000 euro al presidente del consiglio comunale, questi soldi poi lui li abbia effettivamente incassati. C'è invece un altro livello, che è quello appunto a cui faceva riferimento la Bonino, eccetera, che è una lista ufficiale di finanziamenti dati in questo caso non da Buzzi o di nascosto, ma dati dalle cooperative alle campagne elettorali. E questo è un argomento molto delicato, perché si è detto da parte di chi è rimasto coinvolto in questa cosa, ma questo è proprio la dimostrazione del contrario: noi abbiamo agito alla luce del sole, sono come prevede la legge questi finanziamenti nelle dichiarazioni delle campagne elettorali. Del resto ci sono casi ancora più eclatanti: la campagna elettorale di Zingaretti, quella di Renzi, le primarie di Renzi, ma anche quella di Alemanno, di Italo Bocchino, hanno tra i finanziatori personaggi come Romeo, imprenditore napoletano, che oggi è stato assolto e quindi diciamo la situazione dal punto di vista etico è stata sanata, ma al momento in cui dava questi contributi era sotto un processo che l'aveva visto anche in prigione. Quindi sono cose fatte alla luce del sole, la legge lo consente, anzi è un modo di trasparenza. Il problema là però è un altro, che queste cooperative sono finanziate quasi esclusivamente, forse addirittura esclusivamente, con soldi del comune, e quindi nel momento in cui ufficialmente questi soldi vengono presi, uno lo sa che sta utilizzando soldi pubblici destinati peraltro ha una situazione grave, umanitaria, per cui sono soldi che si sottraggono a quell'utilizzo. È difficilissimo attribuire adesso a ognuno un pezzettino di responsabilità, però come si fa allora? Cioè, come... Certo, sono domande che ci facciamo tutti, che spesso non hanno risposta, per quanto riguarda alcuni degli organi... Cioè, finirà che alla fine è colpa dei magistrati, perché... No, ecco, stavo giusto per dire questo, per quanto riguarda magistrati penali e contabili, quindi Corte dei Conti e Procura della Repubblica, possono esserci tutta una serie di giustificazioni, il carico di lavoro che hanno, il fatto che le notizie, non è che loro possono controllare la vita di tutto quello che succede, quindi debbono in qualche modo arrivargli le notizie, anche se qua i giornali ne hanno parlato ampiamente, per cui le notizie c'erano, può esserci anche, come nel caso dell'indagine sui campi Rom, i tempi che la magistratura si prende per fare le indagini e acquisire prove sufficienti per vedere se ci sono state interventi di tipo malavitoso nella vicenda. Queste giustificazioni non valgono per i politici, perché invece nella filiera politica il controllo è molto più facile e più evidente, perché quegli amministratori ce li hanno messi, li hanno nominati i ministri e i sindaci. Cioè, Marino, che situazione ha davanti a sé adesso? Marino, lui paga lo scotto di non aver mai visto nemmeno da lontano un'amministrazione pubblica, e quindi per capire certi meccanismi ci ha dovuto mettere del tempo. Un tempo sufficiente un tempo sufficiente a fare in modo che i neoeletti, scioccati da questa novità, riuscissero un po' a riorganizzarsi. Lui ora, se vuole dare seguito alle sue intenzioni, e siccome lui, questo è certo, non appartiene a quel tipo di cultura, quindi anche le risorse, diciamo un parolone, morali per farlo, ora può fare tutto, perché nessuno è in grado, in questo clima che si è creato, per alcuni giorni, poi dopo probabilmente la finestra si richiude,
di opporgli nessuna resistenza. Quindi questa è la sua grandissima opportunità. Però l'importante è che noi umili cittadini, di fronte a questo, non caschiamo nella trappola del giudizio affidato ai giudici, perché loro possono valutare i profili penali di un certo comportamento, ma noi andiamo oltre, noi abbiamo il dovere di giudicare in base a fatti e a comportamenti che possono pure non avere un rilievo penale.